Domenica 20 settembre è stata una giornata di svolta per il Laglio, società che da anni porta sul campo migliaia di giovani atleti grazie ad una scuola calcio riconosciuta dalla FIGC. Lealtà, rispetto delle regole del gioco e dei suoi partecipanti, una competitività sana e una crescita personale saranno fin da ora gli aspetti che caratterizzeranno lo spirito che animerà coloro che faranno parte della nuova collaborazione nata tra la squadra bergamasca e l'associazione Migliano Mondonico. Essere al suo fianco significa portare in campo il pensiero e lo stile del campione aerobico, valorizzare l'aspetto del dare e darsi le giuste priorità nella vita senza farsi abbagliare dal successo, restando vicino agli ultimi. A maggior ragione nella società di oggi, dove lo sport non è più soltanto un'attività consolante o un semplice diversivo, bensì una vera e propria missione dove educare, secondo il Laglio, è ancora possibile. Prima di tutto volevo ringraziare voi perché avete portato i vostri bimbi e vederli giocare oggi è emozionante per me perché so che il papà sarebbe felicissimo, è felicissimo di guardarli perché il calcio è sempre stato il suo credo e il suo mondo e quindi è bello vedere loro, è bello vedere voi che li guardate. La collaborazione è nata quasi per caso, è nata dall'entusiasmo di entrambe le parti, è nata grazie a Giancarlo che ci ha fatto conoscere e sono contentissima che questa scuola calcio porti il nome del papà, perché qui è veramente un ambiente sano, un ambiente di persone che hanno voglia di collaborare, di fare bene. E quindi mi fa enormemente piacere, mi fa piacere in assoluto che ci sia l'attenzione verso quelle persone che sono più deboli, perché soprattutto in questa età credo che il calcio possa unire e possa soprattutto essere una forma di aggregazione che permetta anche a chi vive una disabilità o comunque vive in un mondo non così sereno di non essere emarginato, ma di considerarsi parte di un gruppo. E quindi è soprattutto per questo che sono contenta che questi bambini crescano con degli ideali. Io dico sempre che non tutti loro, io spero anche qualcuno di loro, riuscirà ad essere Messi o ad essere Cristiano Ronaldo. Sicuramente tutti loro dovranno essere degli uomini e delle donne che devono portare avanti qualcosa che spero noi siamo riusciti a trasmettergli.